Ragazzi, questo è Pri e benvenuti finalmente alla serie tanto attesa, tanto richiesta. Siamo sulla Stacket. Ok, molti di voi magari non saranno così entusiasti, però io lo sono perché, diciamo, nella Technic Pack è uno dei primi pacchetti che feci. E la Stacket, diciamo, ci si avvicina molto, non tanto per animali, ma quanto per macchinari, eccetera. Allora, dobbiamo fare subito, direi, un piccolo riassunto di quello che accadrà in questa serie. Iniziamo mettendoci da parte tantissimi materiali, perché se voi lo sapete, se non lo sapete, servono davvero tantissimi materiali per fare di tutto e di più. Ora, non state a badare a questo inventario che mi serve per vedere come si costruiscono le cose, però vi assicuro che serviranno di tutti i colori. Ora, volevo controllare subito una cosa, se c'è la Tricapitor. Non c'è la Tricapitor, porca di quella puttana. Ok, questo significa che partiamo già un po' in svantaggio, ma chi se ne frega, non c'è nessun problema. Allora, io direi appunto di iniziare a raccogliere un po' di materiali, ok? Per poi iniziare a decidere un posto dove stabilizzarsi, perché nella Tech Kit non si può essere nomadi, dai, diciamo così. Bisogna trovarsi un punto fisso. Allora, innanzitutto spacco la faccia a questa mucca perché ho bisogno di cibo. Stai calma, 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 grazie. Ok, ho bisogno di tanto cibo. Un lupettino. Ciao, piccolo lupo. Ok, non ho... Ho la carne, sì, ho la carne. Non ho le ossa, però. Ecco, per i lupi servirebbero le ossa. Ora, io ho già cercato di sistemare un po' l'audio, eccetera, però c'è questo rumore del vento che non riesco a levare, anche mettendo a zero l'audio del gioco, porca di quella puttana. Quindi, se qualcuno sa come si fa, me lo scriva nei commenti. Spero di riuscire a leggerlo in tempo prima di fare il prossimo episodio, perché veramente impazzisco ad ascoltare l'audio di questo vento che fa le mie orecchie. È molto molto fastidioso. Allora, io se non sbaglio avevo visto un miliardo di mucche qua in questa... Eccole là. Ci sono anche delle zucche. Il lupo per adesso rimane lì, probabilmente non lo ritroveremo mai più, però il lupo potrebbe servirci davanti per aiutarci anche a sconfiggere mob, eccetera. Quindi iniziamo a fare un po' di scorta. Prima di tutto di oggetti come, che ne so, lana, così per crearsi il letto, anche se non vedo pecore. Però vedo dei maiali. Non vedo pecore, ma vedo dei maiali. Allora, andiamo al nostro crafting table. Crafting table, veloce, veloce, veloce. Corri, run, step in, run. Allora, vediamo un po', Questi li trasformiamo... aspettate, non ho sbagliato. No, ce l'ho il legno, ce l'ho. Ah, questi li trasformiamo in un'altra ascia, ok? Poi ci facciamo anche un piccone. Ok, prendi questi, trasforma anche questi, già che ci sei, tanto questi li trasformiamo tutti. Facciamo un piccone, una spada, boh, facciamo anche una spada, so. So quanto ci servirà. Facciamo un altro piccone in sicurezza, un altro di questi per sicurezza e due pale per sicurezza. Ok, possiamo già iniziare a dire che abbiamo un po' di inventario, niente di che, però quello che basta per fare un po' di scorte. Allora io direi di prendere un altro po' di legno. Mettiamo giù un altro paio di alberi, due o tre alberi. E poi andiamo a ammazzare quei maiali e cerchiamo delle pecore. Perché se non ci riusciamo a settare un letto... Sì, è vero, possiamo settarci il punto con la V... Cioè, se premo virgola mi dà questo, vedete, waypoint edit. E me lo mette qui. Ora, per levarlo devo fare punto, waypoint, remove... Ok. Back, exit, meno. Così. Ok. E però non ci rinasciamo, quindi dobbiamo andare a ritrovarci la corsa. No, non me l'ha levato. Non l'ha levato, vaffanculo. Resterà lì, questo è il punto foresta. Boom. Dato che è pure verde, quindi se ne frega. Allora, raccogli questo e questo. E iniziamo ad ammazzare questi maiali, sperando di trovare delle pecore qui un po' più avanti. Quanto cazzo corrono i maiali? Non gli ricordavo così veloci. Non siamo nel fango, dovresti essere grande. Uccidi un maiale e non ti dà niente. Grande, scelta vincente. Ok, lui te ne dà due. E lui me ne dà un miliardo. No, altre due. Ok, già distrutta la spada. Insomma, utili. Utili questi materiali futili come il legno. Allora, avevamo detto di distruggere un altro paio di alberi, però... Io senza pecore non mi sento al sicuro. Dove cazzo le trovo le pecore? Questa è una bella domanda. Allora, opla! Super jump. Che ho visto là? Ho visto uno scheletro e non ho più armi. Cazzo, allora. Guardate, guardate, questo è il manuale di sopravvivenza numero 1. Costruisci un crafting in mezzo all'acqua. Mettiamo questo, due di questi, facciamo la spada e si distruggerà subito, però. Intanto abbiamo una spada. Ma ora che ci penso? Come fa uno scheletro a essere vivo durante il giorno? Boh,
Sono tipo delle domande della vita, però vabbè. Ciao Creeper, ciao piccolo Creeper, muori piccolo Creeper. Oh, è mortale. Non esplodere, non tasare d'arma, sei lupo. Ok. Allora, se io prendo queste e le do al lupo, sicuramente non accade niente. Scommettiamo. Oh, sì, alla prima! Ok, questa è stata molta fortuna. Questa è stata fortuna, ve l'assicuro. Allora, seguimi. Seguimi, lupo. Andiamo. Ok, il lupo adesso è dalla mia parte. Vediamo se riesco ad ammaestrare anche questo. Ma no, questo no, è fallito. Però lui sì. Ora lui sarà il mio fido compagno. Quindi iniziamo la nostra avventura già con un fido compagno. Che è una cosa positiva. Allora, ho bisogno di trovare della pietra per costruirmi subito una fornace e cuocere queste bistecche prima di mangiarle crude. Prendermi tipo una peggio malattia con i vermi allo stomaco e mi faccia morire. Il lupo mi segue, vero? Sì, il lupo mi segue sempre comunque. Grandissimo, vedete? Adesso vedrete che se mi attaccano il lupo mi difenderà al costo della morte. Che è molto fedele. Allora, uno, due. Oh, trovo subito il copper. Questo è il copper, ci servirà per fare cavi e potenzialmente anche molte altre cose, credo. Ora però, mi sa che si può prendere anche con questo, ma con questo no. Allora, iniziamo subito a sprecare legno come è di mio consueto fare. Quindi, buttiamo giù un altro craft, intanto stavolta non siamo su un'isola sperduta nel niente, quindi possiamo fare un po' come ci pare, farci un piccone come si deve. Ah, ci serve un altro di cobblestone almeno, e questi intanto inizio a raccoglierli, che ci servono parecchio all'inizio, poi magari un po' meno perché non so se sapete Transmutation Table, non so se vi ricordate, cioè la serie se non sbaglio l'ho fatta verso marzo, se non erro, verso marzo la feci, quindi. Allora, abbiamo abbastanza cobblestone per andarcene da qua perché sta diventando notte, cazzo. Sta diventando notte, allora è un problema. Questo è un problema. Non abbiamo lana, non abbiamo punta lana. Cazzo, spostati cane. Allora risali, veloce, 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 veloce. Tanto il cane risale anche senza. Guardate. Risale, vero? Cane? Cagnolino? Ce la fai? Ok, sembra non farcela. Cagnolino? Vabbè, noi andiamo, eh. Ci seguirà in qualche modo. Dobbiamo iniziare a scappare perché qua presto pullulerà di zombie, creeper e ogni qualunque altra forma di mob nemico è pronta a spaccarmi la faccia. Ecco il cane che arriva, bagnato, tutto fradicio. Non abbiamo un posto dove dormire. Molto bene, ma come al solito. Quando è che la prima notte Stepper riesce a dormire come si deve? Mai, mai. Infatti la prima notte la passo sempre barboneggiando tipo in qualche fossa. Oh, cosa sto facendo? Allora, vediamo di raccogliere qualcosa. Comunque se lo colpisco mi dovrebbe picchiare comunque il cane che sei mio amico, perché comunque non si picchiano gli animali, giustamente. Allora, cazzo di Buddha. Allora, provo a fare una cosa, dai. Ah, colpisci questo, devo cercare di ucciderlo. Muori, stronzo, bastardo, pezzo di merda. Oh, a pelo, eh. Siamo stati fortunati. Vieni, cane, colpisci questo scheletro. Aiutami ad ucciderlo. Mi segui, vero? Cane? Ok. Dai, è il nostro momento. Picchia, picchia duro, picchia duro, picchia duro. Oi, 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 oi,
nemico dell'uomo. Allora, altro crafting. Anche in fretta. No, cazzo, ho sbagliato. Allora, è pericolosissimo. Ho due cuori. Anzi, ho un cuore e mezzo. È molto più pericoloso di quello che sembra. Cane, entra. Cane, scendi. Cane, dog, dog. Woof, woof. Devo fare un fischio? Non si può fare un fischio. O vieni giù o vieni giù. Vabbè. Ti teletrasporterai, eh. Allora, dobbiamo rifare un altro crafting. Siamo già nel panico, ragazzi. Non so se vedete, ma siamo già nel panico. Allora, costruisci, fornace. Ok, e questo è fatto. Adesso spacco qui e metto a cucinare questi tre legni. Faccio vedere per fare cosa. Non posso farmi un'altra fornace, molto bene. Me la faccio lo stesso, scavando qua come un pazzo maniaco e prendendo altri due. Uno e due. Ok, allora costruisci un'altra. Ne servono 8. Eccoci, messi proprio dritti. E in quest'altra cuciniamo da mangiare. Eccoci. Ma perché faccio questi fail? Allora, questi cuci. Oh, ok, abbiamo il charcoal. Molto bene. 3, possiamo farci le torce. Finalmente un po' di torce. Questo, vedete, MC è il valore, diciamo, che viene attribuito all'unità di quella cosa. Il valore nel transmutation table, quindi il valore effettivo. Ad esempio, 32, questo vale 4. Con un coal posso farci 4 bastoncini, in poche parole.
All'incirca sì, è così. Allora, iniziamo a mangiare. Cibo, cibo, finalmente. Ok, un paio di bistecche mi hanno risistemato abbastanza, diciamo, lo stomaco, però i cuori ancora non sono tornati. Chiudi, 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 pericolo, 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 pericolo. Cane, cane, scendi. Torna qui. Allora, no, no, no. Voglio a portata di mano questi e chiudere, voglio chiudere. Piccolo cane, assassino. Stai facendo rischiare di morire entrambi. Ok. Allora, deve avere le 12 torce qua. Ok, e perlomeno non è buio. Qua ha finito di cucinare questo, ci devo mettere anche i 3 di questi. Ragazzi, la prima notte è sempre così, lo sapete, mi conoscete bene ormai. Allora, devo vedere una cosa. Fermi tutti. Ok, non sapevo da quando stavo registrando. E siamo già a tipo 12, 11, 10 minuti, non so di preciso, che ho guardato all'incirca. Dovrebbe essere così. Quindi io direi, questo episodio, ragazzi, oh, pezzo di bastardo schifoso, scheletro maledetto, pensavi di farmi il culo? Beh, all'inferno, stronzo. Ok, dai, torniamo giù, torniamo giù, torniamo giù, giù nella nostra miniera, nella nostra base di salvataggio, nostra casa segreta, come nei Pokémon, base segreta, bravo cane, non saltare, vai giù, cuccia, cuccia, ok, bravissimo. Allora, questo primo episodio, ragazzi, dicevo, è terminato. Io, come vi ho detto, vi alternerò questo episodio della Stack It a quelli normali del Survivor Island per cercare di annoiarvi il più meno possibile. Vi ripeto, diciamo per l'ennesima volta, che se cercate video di Battlefield, Call of Duty ed altri generi, dovrete aspettare settembre, perché io fino adesso e per adesso potrò registrare solamente Minecraft, purtroppo. Quindi vi chiedo un po' di pazienza se vi va di comunque seguire queste serie, altrimenti di aspettare settembre per comunque partecipare anche alle altre serie che ci saranno. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ci vediamo al prossimo video, grazie per tutto.